Ehi, straniero, hai già dato un'occhiata a Rise? Io sono andato a vederla, ma che fregatura, è totalmente diversa da come appare in TV, è così normale. Grazie. Oh, è il fratello di Cosa? Di quella morta? Oh, ciao, cosa vuoi? Cosa vuol dire non se ne parla? Scusami, non... Ma davvero? Non era quello che intendevo, cioè non volevo... Rise Kujikawa, eh? Oh, non sei l'unico a non volerne sapere di più sulla sua vita sentimentale. Conosco almeno un altro ragazzo che dice di essere un suo fan numero uno. Probabilmente è ancora qui attorno, a meno che non sia tornato a casa. Ok, dobbiamo cercare un ragazzo. Però credo di avere un suo fan nella mia classe, forse lui può aiutarti. Ok, qual è la tua classe? Oh, c'è la ragazza della statua dell'angelo, diamogliela già che siamo qui. La sua ossessione è tantino spaventosa, sembra che il ragazzo sia normale, ma conoscendo scoprirei che è davvero un'ossessionata, è pazzesco. Lo trovi nel secondo piano dell'edificio laboratori. Oh, finalmente qualcuno che ci dà delle risposte utili. Ci sono due statue, quale vuoi darle? Quella dell'angelo. Hai consigliato la statua d'angelo. Wow, grazie mille. Tieni, questa è la mia chiave per ringraziarti. Chiave del forziere. Sono carine, ecco perché le uso come portafortuna. Ma ai ragazzi non servono queste cose, vero? Però devo darti qualcosa per ringraziarti. Tienile, per favore. Scusa, avrei un'altra richiesta, ti va di ascoltarmi? Va bene. Ho un'altra richiesta dopo l'angelo che mi hai portato. Questa volta vorrei che mi portassi un crocifisso. Vorrei metterlo accanto all'angelo. Oh, ho sentito altre notizie inquietanti. Ho paura di stare da sola nella mia stanza. Ci puoi contare. Wow, grazie infinite. Quelli d'argento sono piuttosto comuni. Una specie di croce storta potrebbe andare. Forse ce l'ho. Potrebbe funzionare, quindi ti aspetto. Sei tu, vero? Rizette? Sono il suo più grande fan. Adoro Rizette. Anche tu? No? Beh, chiedimi tutto quello che vuoi. Un vero fan di Rizette, come il sottoscritto, conosce i più piccoli dettagli. Oh, ti interessa solo un aggiornamento generico? Beh, nulla da battere la bomba sulla pausa che si è appena presa per recuperare le forze. Sul blog ci sono alcuni indizi sul perché, ma beh, girano diverse teorie. In quanto fan sono distrutto, ma immagino di non poterci fare nulla. Se vuoi delle informazioni più aggiornate, forse dovresti chiedere a qualcuno della stampa, non credi? Magari le mando una lettera tramite il fan club. Chissà se loro riescono a raggiungerla. Rise sembra avere molti pensieri per la testa, forse dovresti chiedere in giro. Ok, quindi sei stato inutile, grazie. Ma è... Vai Under, ho sentito che l'elsa è più lunga del normale, rende più facile brandirla. Ti prego, ti supplico, per favore scambia quel Zwei Under con l'arma che ho realizzato. Ma non ci penso neanche, l'ho appena presa. Ma ti pare che ti darò la mia Zwei Under? Allora, proviamo ad andare in città, magari c'è qualcuno della stampa. Cosa preoccupava Rise-san? Chissà chi potrebbe saperlo, forse un fan, ma... Il suo fan non mi ha aiutato per nulla. Accidenti, sono andata in giro nell'area commerciale ma le donne non fanno che parlarle. Prima che me ne rendessi conto è passata un'ora, in cui non ho fatto altro che ascoltare stupidi pettegolezzi. Non ho trovato informazioni utili. Sarei dovuta andare dritta al negozio di Tofu e chiedere lì. Beh, effettivamente. Oh, sei il ragazzo dell'altro giorno, stai cercando Rise? A volte esci di casa senza dirmelo, spero che stia bene. Ho sentito che da qualche tempo c'è una persona che gira con una fotocamera. Se non ricordo male, lo chiamavano paparazzo o qualcosa del genere. La gente del quartiere ha cercato di fare il possibile per scacciare quella persona, ma continua a tornare. Pare che sia spesso alla banchina del fiume. Oh, finalmente, grazie nonna. Il paparazzo mi ha fatto abbastanza ridere. No, questo è Kanji, non è il paparazzo. Ah, ottimo lavoro, senpai. Per quanto riguarda le informazioni, niente da fare. Ho provato a chiedere a mia madre dei paparazzi, ma non mi ascoltava e continuava a cambiare argomento. Mi dispiace. Il paparazzo, dov'è? Sembra che vengano qui piuttosto spesso, forse dovresti tornare domani. Grazie. Merda. Ah, speravo di... Oh, Micio, aspetta. Miau. Che sia il gatto di cui hai sentito parlare, forse dovresti provare a dargli del cibo. Sfama il gatto. Vuoi dargli il pesce enorme? Allora, ma sì, dai. Hai dato il pesce al gatto. Miau. Il gatto sembra felice, dovresti andare a dirlo all'uomo davanti alla libreria. Ho consumato un pesce enorme per far felice il micio. Oh, per i gatti questo è d'altro, dai. Il gatto ha mangiato, mi fa piacere. So che non è una buona idea dar da mangiare a un randagio, ma sono contento che tu l'abbia fatto. Beh, prendi questo come ringraziamento per la tua compassione. La via del teppista. L'uomo sfoggia un sorriso innocente. Credo che il libro che diceva di non dar da mangiare ai gatti fosse un po' troppo rigido. Dovresti leggerlo anche tu, anche se potresti trovarci solo suggerimenti inutili. Perfetto. Ah, basta, niente più libri? Grazie comunque. Sulla riva del fiume c'è un tipo strano. Forse se gli chiedessi cosa preoccupava Rise, mi saprebbe rispondere. Andiamo alla riva del fiume e proviamo. Ci ho già provato e mi ha detto di provarci domani, quindi... Ok, cosa c'è rimasto da fare oggi? In teoria niente. Ma è il gatto di prima. Miau. C'è un gatto. Vuoi accarezzarlo? Ma certo.
Il gatto si è accorto di te e ti graffierà. Oh, in realtà vuole le tue attenzioni. Giocare con il gatto farà passare il tempo e passare... Oh no, tanto non c'è nessuno, vero? Va bene, dai. No, non lo so. Non voglio perdere tempo. La prima run ti fanno costantemente vivere con st'ansia di non consumare il tempo in modo stupido. Tanto oggi mi sembra che di companion gaming, ma di nessun tipo. Non c'è Yumi, non c'è il club sportivo, non c'è nulla, insomma. Vorrei provare a usare il motorino, però. Vediamo se ci porta da qualche parte. Io il salvataggio l'ho fatto. Fai un giro lungo. Non conosci ancora le strade, grazie. E se faccio il giro corto? Proviamoci. Parti con lo scooter, sì, dai. Facciamoci un giretto. Avrei potuto passare il tempo anche col micio, effettivamente. Dove finiamo oggi? Dove abbiamo fatto l'appuntamento con Mari-chan. Dopo esserti perso hai raggiunto la collina che sovrasta la città. Però senti di esserti fatto un'idea del posto. Girando ancora un po' conoscere la zona come le tue tasche. La statistica di coraggio è aumentata. Vabbè, almeno il coraggio, dai. Tanto probabilmente stare col gatto ci avrebbe dato qualche tipo di statistica. Okay. Bentornato. Oggi puoi lavorare come custode all'ospedale. Ed effettivamente... Prima di tutto andiamo a prendere gli ortaggi. Oh, la madonna. Sembrano buonissime. Lo scassinagrano, Dio mio. Detto questo, piantiamo la verza. Ok, a questo punto sì, forse dovrei andare all'ospedale. Però, cavolo, c'è anche lei. Non abbia nulla da fare, giustizia, si rafforzerà presto. Ma sì, dai, passiamolo con lei visto che è disponibile. Piuttosto faccio l'ospedale quando non ce n'è bisogno. Evviva! Nanako sembra felice. Hai deciso di guardare TV con Nanako. È un documentario su un ragazzo in cerca del suo vero padre. Nanako fissa la TV. Anche io dovrei cercare il mio vero padre. Ecco, lo sapevo. In che senso, vero? Una persona che ti vuole tanto bene. Allora sei tu il mio vero fratellone. Oh, Dio mio. E papà è il mio vero padre. Ma non credo che papà mi voglia bene. No, forse. Forse per lui non sono vera. Papà non torna mai a casa perché non sono la sua vera figlia. Oh, Dio mio. E te l'ha detto lui questo? No. Sembra che Nanako si sia liberata dalle preoccupazioni. Esatto. La mamma, perché mi ha lasciato? Quando c'era ancora uscivamo sempre assieme. Raccoglievamo i fiumi al Samegawa. Nanako ti ha parlato un po' dei suoi ricordi. Hai compreso un po' meglio i suoi sentimenti. Mamma mia. Giustizia livello 5. L'affinità sociale di Nanako è arrivata a livello 5 e giustizia è migliorata. Ehi, fratellone. È quasi ora della nanna per Nanako. Cosa vuoi fare? Ascoltiamola ancora un po', dai. Non ha senso metterla a letto se vuole ancora parlare. Va bene. Ecco, oggi mi sono svegliata e... Nanako sembra entusiasta di raccontarti la sua giornata. Si è fatto tardi, per cui metti a letto Nanako e torni in camera tua. E dai, poverina, già la mandano a letto quando... Minchia. Diluvia. Addirittura. Giorno, Starkun. Io entrerei domani. Sembra che oggi pioverà tutto il giorno. Hanno detto che non durerà fino a domani, quindi non credo che ci sarà nebbia, però... Anche tu sei preoccupata? Già. Sul canale di mezzanotte si vede roba brutta ultimamente, ma dobbiamo fare con calma. Dobbiamo essere sicuri di essere pronti a salvarle prima che le cose ci sfuggano completamente di mano. È vero. Più che altro il fatto che piove mi rovina tutti i piani. Non posso fare nulla con nessuno. Prima però devi raccogliere informazioni per Teddy. Esatto, tra l'altro non posso neanche entrare perché appunto ci servono le informazioni che in teoria ci dovrebbero essere oggi. Quindi non sprechiamo il tempo e vediamo se l'uomo sospetto è qui. Sei tu? Come va? Oh, vuoi saperne di più su Rise Kujikawa? Ah, ma tra l'altro sta tuonando. Io pensavo stesse piovendo normale. Anche tu cerchi informazioni su Rise, quindi. Ti propongo un accordo. Perché non ci scambiamo le informazioni? Tu mi dici ciò che sai e ti dico ciò che so. Non riesco a farmi dire praticamente niente dalla gente dell'area commerciale. Va bene. Hai deciso di dargli informazioni su Rise. Dovrò dirgli che è stressata, per forza. Quindi è preoccupata per qualcosa? Chissà se c'entra quella faccenda. No, probabilmente solo ansia per il polverone sollevato dai media a proposito della sua improvvisa pausa. Ho sentito dire che Risette si era stancata della sua personalità costruttiva. La vera me, la finta me è che deve comportarsi da idol.
Non riusciva più a vivere due vite diverse o roba simile. Beh, non era una novità, ma grazie per l'informazione. Potrei tirarci fuori qualcosa. Mettendo insieme le informazioni vuotate dai paparazzi, a quanto pare Rise agiva seguendo una personalità costruita e si preoccupava della vera se stessa e della finta se stessa. Sicuramente era un'ansia per la sua vera natura. Hai ottenuto altri dettagli su Rise. Dovresti andare a dirlo a Teddy. Cos'è stato sto suono? Vuol dire che posso entrare, immagino. Però, allora, io vorrei fare una prova. Tanto oggi non c'è nessuno. Il vecchietto al fiume mi aveva detto che se peschiamo durante l'acquazzone c'è più afflusso di acqua, quindi puoi pescare qualcosa. Io voglio provarci a questo punto. Voglio vedere se otteniamo qualcosa. C'è un temporale, che tipo di pesce ci sarà oggi? Spero uno grosso. Ecco qua, allora, abbiamo preso un salmone ambrato, perfetto. Con il tuo attuale livello di diligenza a disposizione 3 tentativi, vuoi continuare? Sì, perfetto. Proviamoci di nuovo. Penso che sia per via dell'esca che probabilmente prenderemo solo roba normale. Non ci sarà niente di, diciamo, di così incredibile che troveremo oggi probabilmente. Allora, un ultimo tentativo lo faccio ancora con la coccinella. L'ultimo lo facciamo con le briciole, perché voglio prendere il pesciolino rosso, che c'è la signora in bianco che me l'aveva chiesto. Ma purtroppo avevo ricaricato la partita e quindi quel, diciamo, quell'obiettivo di dare il pesciolino rosso alla signora l'abbiamo perso. Un altro salmone ambrato. Perfetto. Quanto ci fai che appena uso la briciola mi esce Lucky You Genji e non il pesce rosso? Quanto ci fai? E anzi, io credo che molto di quello che peschiamo è dato dalla canna da pesca. Cioè, finché abbiamo questa qua che ci ha regalato il vecchio, otterremo il minimo indispensabile. Non ci sarà, diciamo, nulla di che. La diligenza al limite, dovresti smettere di pescare. Effettivamente è stata una giornata un filo persa in questo modo, però non è che ci fosse molto altro da fare. Oh, tu sei ancora disponibile, vedo. Allora, l'amico qui è ancora disponibile. Questo vuol dire che io compro l'Aikatana, che è un po' scontata. Che tra l'altro, quant'è lo sconto? Perché a me l'altra volta non sembrava fosse scontata. Ah, invece sì, era 13.000, adesso è 10.000. Ottimo, dammela. Poi vediamo, Yosuke non ha nulla di nuovo, Chie non ha nulla di nuovo, Yukiko ha già di meglio, perfetto. E Kanji, ecco, a te, 92 di attacco, anche se, diciamolo, molto probabilmente troveremo un'arma per lui proprio in questo dungeon, ne sono abbastanza sicuro. Ecco, io volevo vedere una cosa invece degli oggetti che abbiamo preso. Per esempio, esatto, le corna magnifiche, il carbone, tutte queste cose qua valgono solo 10 l'uno. E una volta finita la missione, immagino non ci serviranno più a nulla. Io le tengo, sia mai che qualche altra missione ci chieda: portami una statua d'angelo, una di demone e tua nonna in cariola. Vediamo la vecchia se c'ha qualcosa di nuovo per noi. Ti sei bagnato per caso? Sarebbe tremendo se ti beccassi un raffreddore. Forza, levati quei vestiti. Sto scherzando. Non vorrei mica toglierteli per davvero, eh? Allora, signore, intanto le do una coccinella. Ecco qua delle briciole, grazie. E scambiamo gli oggetti. Vediamo cos'è disponibile ora. Ecco, Cristo, lo sapevo che adesso che ho comprato la roba per Kanji otteniamo qualcosa di meglio. Vabbè, non è niente di eccezionale, sono 3 punti in più e 1 di meno alla precisione. Però spossatezza, basso, poteva essere buono, avrei dovuto controllare. Va bene, grazie signora, buona serata. E visto che Nanako è disponibile, non perderei tempo a leggere. Visto che anche piove prenderemo comunque dei bonus, ma Nanako è libera, passiamo il tempo con lei. Allora, Nanakina, vuoi passare il tempo assieme? Non importa. Sembra che Nanako nasconda qualcosa. Con il livello attuale di dialettica difficilmente la convincerei a confidarti con te. Ah, questo vuol dire che vuole l'ultimo livello. E scusami, siamo al rango 5, quindi al rango 6 il prossimo, e vuole già il massimo di statistica. Minchia, Nanako. Complimenti, sorellina. A questo giro voglio controllare un'altra cosa. Conoscenze dialettiche, conoscenze dialettiche. Ok, tutti quelli da 4 ti aumentano 2 statistiche assieme. Sono abbastanza sicuro che ci sia il libro per la lettura veloce.
Però visto che non abbiamo di meglio da fare le sere in cui piove, probabilmente ci becchiamo qualche bonus in più. Hai letto il libro mentre l'acquazzone e i tuoni cancellavano ogni distrazione. La statistica di conoscenza è aumentata parecchio. Resta da leggere ancora. Ok, quindi se leggi mentre piovi ottieni un bonus che può essere conoscenza, comprensione, determinate cose. Oggi non c'è scuola, la nebbia arriverà dopo vari giorni di pioggia e devi prepararti per agire. Devi procurarti informazioni per Teddy. Già fatto. Solo per voi spada mitica. Una spada recapitata a domicilio in edizione limitata. Che meraviglia, non credo ai miei occhi. Ma non finisce qui. Ci aggiungo anche, non lo sappiamo perché il gioco è stupido in questo momento e ci mette spada mistica per due, ma non è così. Per 9.800 yen. Sale purificante per due. Mangia bene per vivere bene. Inoltre aggiungo anche riso saegaki. Il tutto per 3.980 yen. Beh, qualunque sia la spada, se sia buona o meno non lo sappiamo, però prendiamola. E a questo giro potrei aspettare fino a martedì per entrare. Potrei aspettare fino a martedì, fino a che non ci arriva la spada. Se la spada è una merda, va bene, tanto non cambia nulla. E ho anche preso un trofeo, ma voi non lo vedete, per aver fatto acquisti su sul coso di Tanaka. Più che altro è strano che Marie non esca più. Oggi non sono dell'umore. Sembra che Marie sia turbata da qualcosa. Il vostro rapporto ha bisogno di una qualche scintilla per rafforzarsi oltre. Qualche scintilla si intende un momento di trama specifico? Probabilmente. Stranamente non c'è neanche nessuno, il che mi fa pensare che forse l'opzione migliore sia... aspetta. La cassetta postale è abbastanza sticker proof per riscuotere, se non sbagli. Puoi scegliere tra la combo ricca e la combo rara. La combo rara. Non vedi l'ora che arrivi. Speriamo che arrivi insieme alla spada mistica. Allora, facciamo così. Facciamo così, dicevo. Prendiamo la richiesta dalla volpe. Che tanto quando prendiamo non perdiamo la giornata. Au! Vediamo. La volpe ti ha portato un'ema con un desiderio scritto sopra. Questa sembra scritto da più mani, forse da una famiglia. Vogliamo che Koro torni a casa, Dio ascoltaci. Sembra che la volpe voglia che tu esaudisca in sua vece il desiderio scritto sull'ema. Forse spera che esaudendo i desideri verranno messi più soldi. Sì, esaudisci del desiderio, il rapporto con la volpe aumenterà e accetti la richiesta. Sì, torna a casa Koro. La volpe sembra felice. Una persona scomparsa, eh? Mi sa proprio che l'unica opzione rimasta sia esattamente quella di entrare all'interno del mondo della TV. Oh, il gattino, ciao! Miau, miau. Sembra ancora affamato, forse dovresti provare a dargli dell'altro cibo. Certo. Pesce rosso? No, salmone? Sì, bravo. Hai dato il cibo al gatto. Miau. Il gatto sembra felice. La prossima volta prova a dare altro cibo. Non riesci a ignorare quella scena. Dovresti tornare con il cibo ogni tanto. Oh, sfama il gatto. Oh, piccolino. Da parte tua, nutri il gatto presso la banchina. Oh. Allora, ho tenuto il pesce rosso perché c'era la signora che lo voleva. Vediamo cosa ha fatto la gente oggi. Trascorso con Marie, trascorso con Yusuke, ma Yusuke non c'è. E neanche Marie. Che io sia più avanti di quanto la gente normale, passatemi in termini, sia. È che non so se aspettare la spada. Facciamo la cosa più intelligente, tra virgolette. Io provo ad aspettare fino a martedì. Adesso facciamo due cose. La prima, voglio passare il tempo con il gatto e vedere se succede qualcosa. C'è un gatto. Vuoi carezzarlo? Certo. Hai deciso di passare del tempo giocando con il gatto. Hai provato a comunicare con il gatto. La dialettica è aumentata. Interagendo con il gattino ti sei rilassato e percepito un senso di dolcezza. La comprensione è aumentata. Ok, aumenta due statistiche stare col gatto. Non è male, avrei voluto vedere la scena, ma va bene. Bentornato, ero qua fuori. Proviamo ad aspettare fino a martedì. Vediamo se succede qualcosa. Cioè, nel senso, succede. Se c'è... Oh, ma c'è un gatto anche là sopra. Ma ci sono un sacco di gatti. C'è un gatto. Vuoi accarezzarlo? Ma posso passare anche la serata con il gatto. E allora aspetta. Back in time again. Usiamo il motorino. Il gatto lo facciamo stasera. Non conosce ancora le strade, va bene. Giro del quartiere. Vediamo dove arriviamo oggi. L'altra volta siamo arrivati alla stazione. Poi siamo arrivati dove siamo andati con Marie. Vediamo dove finiamo. Questa è la strada dove il primo giorno... Ah, siamo arrivati ad Okina.
E c'è uno che ha bisogno di aiuto, che culo. Sei riuscito ad arrivare ad Okina, ora è il polso della zona. Ora puoi viaggiare fino ad Okina. Che bello. Così quindi non ho neanche perso la giornata. Sto tizio mi piace un sacco. Che posso entrare? Un cliente? Che c'è? Ti va stretta la vita? Mi piace il tuo sguardo. Se bevi il mio caffè, la tua mente entrerà in un vortice torbido e oscuro. Un'esperienza che potrebbe insegnarti qualcosa. O solo farti rivoltare lo stomaco. Non dico di no a un cliente pagante, ma farei meglio a prepararti. L'uomo con gli occhiali da sole è entrato nella caffetteria. Probabilmente, esatto, puoi bere il caffè. Se entri a tempo passerà, ma bere il caffè potrebbe farti ottenere qualcosa. Credo il coraggio, se hai del tempo libero provaci. Vediamo i vestiti più che altro. Viva la rivoluzione modaiola, benvenuta al Crocofur. Sono Ray Cosa, la carinissima fashionista. Crocofur offre una vasta gamma di capi d'abbigliamento per tutti i sessi. La moda è passione, forza, cominciamo la rivoluzione. Consultami pure se vuoi consigli su come coordinare un look alla moda. A proposito, hai catturato il mio sguardo, devo ammetterlo, sei un esemplare raro. La tua piacente esteriorità non maschera del tutto la tua virilità rampante. Il mio fashion radar è come impazzito, compagno. Solo per te farò un'eccezione e ti coordinerò personalmente alcuni completi carinissimi. Vorrei presentarti uno dei nostri ultimi arrivi. Abbiamo costumi per tutti i gusti, ognuno dei quali mi sento di raccomandarti vivamente. Inizia l'estate col piede giusto. Madonna mia. La sensualità che trasuda chi lo indossa potrebbe bruciare più del sole d'estate. Chiunque diventerebbe verde di invidia. Lo stile è tutto nella vita. Sono Ray Cosa, la carinissima fashionista. Ehi, te lo leggo negli occhi. Cerchi questa uniforme per le pulizie, vero? In realtà no, però. Cioè sì, però no. Niente ti starebbe meglio. È il mio consiglio spassionato. Approfittane. Lo stile è tutto nella vita. Sono Ray Cosa, la carinissima fashionista. Ripetilo ancora una volta e ti do un gelato. Non facenti parte di un set sono indossabili solo da certi personaggi. I vestiti gli conferiranno un look unico. Prova ad acquistarli per vedere cosa si tratta. Set da agente, pulizie e bermuda alla moda. Ma è il mio costume da bagno, quindi. Allora, iniziamo con questo. Quando tornerai, perché è ovvio che lo farai, troverai altrettanti articoli alla moda. Grazie. Dove finiamo se andiamo di qua? Stazione di Okina uscita a nord è molto diversa dalla stazione di Yasuinaba. Grazie. Tu, che problema hai? La data di oggi finisce con un 6, quindi è un giorno speciale. Ok. Oggi è un giorno speciale al 30 frame. Di solito il gioco della gru costa 100 yen a partita, ma oggi con la stessa cifra puoi giocare due volte. L'attuale super premio è la statuetta Jack Frost. Le scorte sono limitate, chi prima arriva meglio alloggia. Ehi, hai un po' di tempo? Ho un piccolo problema, ti andrebbe di tirare su qualche soldo? Sentiamo. Oh, davvero? Tieni allora. Ti ha scaricato una montagna di pacchetti di fazzoletti tra le braccia. C'è sopra la nostra pubblicità, voglio che tu li distribuisca alla gente della città. Soprattutto a chi non ha niente da fare. Non darli a chi è impegnato, sta andando da qualche parte. Dall'altra parte della stazione ci sono negozi d'abbigliamento e caffetterie. Prova con le persone che trovi là. Anche l'area intorno al posto di polizia sembra promettente, conto su di te. Consegni un pacchetto di fazzoletti, certo. Ah, per me, grazie, li userò sicuramente. Sono molto utili per togliere dalle dita l'unto del popcorn. Voi, signore? Consegni un pacchetto di fazzoletti ai ragazzi accanto alla stazione? I fazzoletti si possono usare in tanti modi, per fare le bambole voodoo, oppure... Basta, non voglio sentire altro, perdonala. Ehi, ne prendo uno anch'io. Beh, lui sta lavorando, quindi... Voi? Consegni un pacchetto di fazzoletti? Eh? Cosa? Fazzoletti? Oh, ottimo, sono sempre utili. Sì, soprattutto quando ti viene fame. Non metterti a mangiare fazzoletti, ok? E tu non soffiarti il naso durante il film. Perfetto. Ma, cioè, quindi devo solo distribuirli così? Eh? Cos'è? Di solito non prendo cose del genere. Ma se sono fazzoletti, va bene, ti accontento, solo perché sei carino. Avrei dovuto indossare qualcosa di più trendy. Fragili e impalpabili. Questi fazzoletti sono come la mia vita. Grazie, ne prendo uno. Buffo, il negozio dall'altra parte della strada ha un'ampia scelta di vestiti, ma io non ho nessuna scelta nella vita. Wow. Ottimo tempismo, ben fatto. È raro sentirti fare complimenti. Per celebrare l'evento ne prenderò uno anch'io. Allora, ti va di andare a rilassarci un po' in quel bar? Ma quindi ho finito? Per me? Non posso accettare nulla dai cittadini, a meno che non si tratti di oggetti smarriti. Gli hai comunicato di aver distribuito tutti i fazzoletti. Wow, li hai finiti? Tieni allora, mi hai proprio salvato. Hai ottenuto 5.000 yen. Cioè, non penso sia... Ah già, se hai del tempo libero, perché non fai una partita al gioco della gru? È quello che vorrei fare, effettivamente. Vabbè, proviamoci. C'è un cartello scritto a mano. Quantità limitate, chi prima arriva meglio alloggio Jack Frost, 100 yen. Ci ho provato, ma il gioco non mi fa più andare avanti. Stai pensando di invitare qualcuno a vedere un film, ma ti rendi conto che nessuno sarebbe dell'umore giusto. Dovranno aspettare finché non avrai salvato Rise. Fantastico. Il Chagall Caffè. Miscela originale del proprietario, 5.000 yen. Al momento, wait... Ma sì, tanto non abbiamo nient'altro da fare. Al Chagall Caffè.
Tieni. Mi sorprende vedere che è abbastanza fegato ad entrare qui nonostante tutto quello che ho detto. Mi chiamo... Mumon e sono il proprietario di questo negozio. E anche se questa caffetteria fa parte di una catena, mi rifiuto categoricamente di servire del caffè mediocre. Non abbasso il mio standard per nessuno. Ho un fratello maggiore. Negli ultimi tempi non ci sentiamo molto, ma... Ho flashato per un attimo. Mi sono chiesto se il fratello sia Sojiro. Però Sojiro non ha mai accennato di un fratello, quindi... Gli ho causato parecchi problemi. È diventato un monaco buddista, ok no, seguendo la tradizione di famiglia, ma è molto impacciato nelle relazioni sociali. Chissà come sta. Scusa, quando mi perdo nei ricordi non riesco a controllarmi. Beh, goditelo. È un caffè sublime, anzi, di più, è un'esperienza unica. Se lo sottovaluti, ti distruggerà. Mi serve il coraggio, vero? Molto buono. A parte che sto tutto gobbo così, non senti più la lingua. Ora però ha una spiccata acidità, ma è corposo e ricco, con note dolci. È un sapore audace, troppo audace. Sono morto. Mentre vieni travolto da un fiume di sapori, cerchi disperatamente di capirne uno. Hai ottenuto la carta Dia. No, per favore. D'ora in poi, nell'elenco delle abilità dello status di una persona, verrà mostrata l'icona di una carta. Bevendo il caffè equipaggiando una persona che conosce un'abilità di questa icona, otterrai una carta con quell'abilità. Ah, interessante. Se la persona non ha abilità con l'icona della carta, non otterrai una carta abilità. Fantastico. Le abilità con la carta abilità sono legate alla persona, l'icona non viene trasferita con la fusione. Sviluppa più persone per ottenere più carta abilità, sperimenta per capire cosa puoi scoprire. Ehi, ragazzino, tra poco si chiude. Guardi che ore sono e ti rendi conto di aver perso conoscenza. Il tuo palato è stato sovrastimolato dall'aroma intenso e non hai retto. Sei ancora un bambino. Si è fatto tardi, devi tornare a casa. No, non ne vale la pena. Gusto acquisito, ho preso un altro trofeo ma voi non lo vedete. Non me ne vale la pena per adesso prendere il caffè. Proviamo a tornare a casa, vediamo se ci fa perdere il tempo, ma spero di no. Ah, non ci fa perdere tempo, ma ci permette di andare in una nuova località, perfetto. E allora scusami, giusto per tentarla. Vediamo cosa succede se faccio un altro giro. Parti con lo scooter? Vediamo. Vediamo dove finiamo. Ho fatto un giro lungo. Sì, dove siamo finiti? Nelle gallerie di Mordor. Qua non è dove... Dove avevano appeso la senpai di Yosuke. Totalmente perso, sei tornato alla strada per la scuola. Però senti che stai iniziando a farti un'idea del posto. Dovresti girare un altro po' per familiarizzare con la zona. Va bene, guarda. Non abbiamo perso il tempo, anzi ci abbiamo guadagnato due volte così. Ah, però aspetta. Noi abbiamo accarezzato il gatto e ce n'erano di più qua. Questo vuol dire che più accarezzi, più gatti ci sono, più probabilmente prendi bonus. Va bene. Dialettica aumentata. Ah, però non la comprensione. Peccato. Vedi di non perdere la bussola solo perché una qualche idol svampita è tornata in città. Mi riferisco a Rise, cari miei idioti poco informati. Non fa che spettacoli di vanità e pubblicità cretine. Che utilità ha dar fiato alla bocca per una mezza demente il cui unico talento è mostrarsi in programmi deficienti. Quest'aula sembra proprio zeppa di studenti senza un briciolo di identità. O sbaglio? Perché diamine fate quella faccia? Alza le chiappe, Phoenix! E ancora, che palle. Rispondi a questa, cos'è l'identità? Facile, l'individualità. Ah, vedo che ti sei portato avanti con la lettura, sapientone. Poco male. Esatto, l'identità è l'individualità. E l'individualità è la sensazione di essere autentici e genuini. Chi tiene alla propria identità non prenderebbe mai in simpatia un idol. Voi macciosi immaturi costruite la vostra imitando gli idoli che amate. Ma dubito che coloro che imitano gli altri posseggano un'identità propria. Beh, non ha tutti i torti su questo, eh. Certo, l'ha detto in un modo veramente da pezzo di merda, come al solito. Però non mi sento di dargli completamente torto. La nebbia arriverà dopo vari giorni di pioggia. Dovresti prepararti ad agire. Hai ragione. Effettivamente, aspetterò domani, giusto per vedere se arriva. È quasi quasi... Ah, giusto. L'unico giorno in cui dico quasi quasi... Vuoi vedere che non appare nessuno finché non scopri del caso. Però c'è lui. Potrebbe diventare un confidant. Oh, ciao, cosa vuoi? Voglio solo parlare. Non voglio parlare con te. Le sue parole sono taglienti. Fortunatamente la tua notevole comprensione ti ha permesso di allontanare un pochino la sua freddezza. Sei un tipo strano voler parlare con me.
Oh, sì, pare che per l'associazione sanitaria studentesca io sia un povero Cristo. E sai che vuol dire? Che sono l'ultima ruota del carro. Che io ci sia o meno, il risultato non cambia. Sono esonerato da tutto per via dei miei problemi familiari. Perché non si fanno avanti e non mi dicono in faccia che sono pietoso? Il fratello di Saki, Konishi, sta sorridendo mestamente. Tutti mi si stringono intorno dicendomi che sono coraggiosissimo. Devo ammettere che è una sensazione piacevole. Però tutti hanno quell'ovvia espressione incuriosita stampata in faccia. Com'è stata uccisa? Perché è morta? Odi l'assassino? Non hanno il coraggio di chiedermelo, ma mi seguono con lo sguardo. Ogni mossa, ogni passo. Sono stufo. È questo che vuoi anche tu? Sei qui per chiedermi dell'omicidio? No. Dicono tutti così. Per tua sfortuna non ho niente da dire. So solo quello che hanno detto in TV. Ma la risposta alla domanda odi l'assassino è no. Ciao. Tutto qui? Probabilmente ci devi parlare più giorni per avere qualcosa da lui. Quanto ci fai che subito dopo che mi arriva il pacco sarà pieno di gente che vuole fare amicizia, confident, non confident e tutte ste cose qua? Quanto ci fai? Anche se effettivamente non c'è nessuno in giro. C'è un cane. Il cane è scappato. Forse quello a cui si riferiva l'Ema. Ah... Però sembra diffidente nei tuoi confronti. È difficile che torni qui a breve. Sarà meglio tornare un altro giorno. Pensavo fosse riferito sempre alla missione del gatto. Sincero. A proposito di Micio, ciao. Miau. Sembra ancora affamato. Forse dovresti provare a dargli del cibo. Noi gli do il pesce rosso. Gli do il salmone. Hai dato del cibo al gatto. Miau. Il gatto sembra felice. La prossima volta potresti provare a dargli altro cibo. Ecco qua appunto. Guarda quanti gatti. Facciamo un altro giro lungo. Tanto non avrei altre occasioni migliori effettivamente per usarlo questo scooter. Dove cacchio stiamo andando? Secondo me arriviamo al mare. Arriviamo in una zona di mare. Questo però è un campo da baseball, quello lì. Quanto ci fai che ci ho azzeccato? Sì sì, questa è una banchina. Sei totalmente perso, ormai è quasi notte. Però senti di esserti fatto un'idea del posto. Girando ancora un po' conoscerai la zona come le tue tasche. Coraggio aumentato. Quella è sicuramente una banchina. Però aspetta. Ah no, è martedì. No, è lunedì, che cavolo dico. C'è la signora? Signora, ho il pesce rosso per lei. Ecco lei. Grazie mille, ecco un segno di gratitudine. Sul tetto c'era una strana rete. Ne sai qualcosa? No. Capisco. Proviamo, sì? Capisco. Beh, prendila pure. Retino per farfarle. Ah, grazie signora. È quella che cercava il bambino. Perfetto. Oh, comunque è impressionante che quando c'hai il caso ancora da fare non ci sia un confident da nessuna parte. C'è lui però. Ma non mi va di sprecare serata. Vediamo se adesso che abbiamo la pietra possiamo comprare qualcos'altro dalla signora. Posso prendere il disco volante però. Fa un bel po' di danno in più ed evita i fisici. Che sicuramente a Yukiko sarebbe comodo. Sai che quasi quasi sì, lo prendo. Assolutamente, vai vai vai. Prendi sto disco volante. Tra l'altro come precisione è anche buono, 95%, certo, grazie signora. E grazie alla signora che si è mangiata il pesce. Non c'è nessuno, non c'è neanche coso. C'è di nuovo il cane però. Però così la sera non mi caga. Che stronzo. Potrei passarla di nuovo col gatto. Vediamo se la gente lo fa. Lavoro a casa. Ma lavoro di cosa? Che cosa lavora la gente? Vabbè, io voglio accarezzare ancora il gatto. Vuoi accarezzarlo? Ma sì. E ci sono passare il tempo giocando con il gatto. Comunicare con il gatto, la dialettica aumentata. La sera prendiamo meno bonus con il gatto. Prendiamo meno bonus. Il che non è un problema. Cioè, nel senso, sì, è un problema. Però voglio vedere come va avanti la cosa del gatto. Ecco, visto che non c'è nessuno, quasi quasi passo la serata con loro, la giornata con loro, visto che sono un po' di tempi che non vado con loro. Ecco, lei non è ancora pronta a rafforzarsi. Quindi per il momento la lascio da parte. Sai che mi sa che in realtà con loro ho fatto solo... Aspetta, devo controllare. No, l'abbiamo fatto due volte, ok? Pensavo di essere ancora al primo rango. Oh. Ehi, Star, come va il basket? Ti stai divertendo? Ko è il cuore della squadra, quindi vedi prenderti cura di lui. Certo. Ehi, Star, vieni ad allenarti, vero? Visto che hai Rakshaka, Ko si rafforzerà, partecipa all'allenamento. Sì, dai. Grande, diamo al massimo. Ecco, appunto. Partecipi agli allenamenti di basket, la statistica di dirigenza aumentata. Ok, i palloni sono puliti, il pavimento è stato lavato, andiamo a mangiare un boccone. Ho voglia di aia. Come fai a spuntare fuori ogni volta che si parla di cibo? Ok, cambiamoci e andiamo da aia.
Oh cacchio, non posso, l'avevo dimenticato. Che problema hai adesso? Come? Scusate, mi sono appena ricordato di avere un impegno personale. Voi andate pure, scusate. Ah, oggi è il gran giorno della visita della divina casa Ichijo. Beh, immagino di potertelo dire senza problemi. A dire il vero, potresti tornarmi utile. Daisuke ha un'espressione seria. Vai da Aya ad ascoltare il racconto di Daisuke. Va bene, sentiamo cosa hai da dirmi. Area commerciale da Aya. A proposito di Kou, Daisuke inizia lentamente a sfogarsi. Non amo parlare così alle sue spalle, ma vorrei che lo aiutassi. Dimmi cosa posso fare. Sì, grazie. Daisuke annuisce accigliato. Si tratta della famiglia di Kou. Vive da solo, ma i genitori abitano proprio alla porta accanto. Più o meno una volta alla settimana va a trovarli come ha fatto oggi. La sua famiglia è... come posso descriverla? Illustre? Molto tradizionale ed estremamente severa. A una prima occhiata non lo danno a vedere, però... Alla guida della famiglia Ichijo c'è la nonna di Kou, la sua parola è legge. Il problema è che quella vecchia strega non vuole che lui giochi a basket. Lo considera una barbarie, ma è solo uno sport. Beh, secondo la sua visione ci sono sport adeguati e sport sconvenienti. Daisuke sospira. Fin da bambino è stato costretto a rinunciare a un sacco di cose, ma non al basket, non ci riesce. Quindi vorrei che lo aiutassi. Lascia fare a me. Non fosse il primo che aiuto. Ok, sono felice di essermi confidato con te. Daisuke sembra sollevato. Sono felice di poter contare su di te. Senti che Daisuke ha fiducia in te. Dopo aver discusso con Kou, senti che il tuo legame con i ragazzi è diventato più profondo. Allora, la cosa strana di Persona 4 a livello di Confident è proprio il fatto... Ma scusami, quello non è l'immagine della della magia? Quella non è la forza. O sbaglio? Comunque, è che alcuni confidant sono racchiusi in più persone e gruppi. Cioè, tipo qua abbiamo due persone che sono lo stesso arcano. Come noi, il gruppo dell'investigazione è un intero arcano, quello del folle. Il che è strano, anche se quello del folle comunque si riferisce a noi. Oggi offro io, dacci dentro amico. Portaci la massima porzione. Ho dato fondo alla mia paghetta. Ehi, vuoi un po' di zakai? Sono squisiti. Credo che sia la cosa meno costosa. Hai parlato un po' della scuola con Daisuke e decisi di tornare a casa dopo averlo salutato. Credo che sia la cosa meno costosa che abbia, quindi ha detto, ti va se prendo una roba che costa poco? Ancora non è arrivato? Quando arriva il pacco? No, i gatti non sono aumentati, quindi boh, per adesso penso che farò altro. C'è Adachi, ma non è disponibile, ovviamente. Credo che finché non entriamo dentro la TV, non avanziamo. Ok, ma il cane? Ciao. Sembra il cane che avevi visto alla riva del fiume. Deve essere il cane smarrito di cui parla Lema che ti ha mostrato la volpe. Non sembra fidarsi molto di te, cosa vuoi fare? Parlagli dolcemente? Bow. Kai. Sembra che il cane ora si fidi di te, un po' di più. Non abbastanza però, è scappato. È difficile che torni qui a breve, sarà meglio tornare un altro giorno, ovviamente. La signora è ancora qui, vuole un altro pesce rosso, signor? No, vuole la Yugenji. Cazzo, la signora vuole tutti i tipi di pesce. E niente, visto che accarezzare il gatto sì è utile, ma non è che ci porta chissà quale bonus, piuttosto vado in camera a leggere. Aspetta però, scusami, la gente dice che lavorava a qualcosa, ma a cosa? Non hai lavori da fare. Ok, e tra l'altro oggi è il giorno del mio compleanno, letteralmente. Vediamo, chi è che ci chiede di uscire? Quelli dello sport o Yumi? Quelli dello sport, lo immaginavo. Ehi, Star, ricordi che oggi c'è l'allenamento, sì? Per una volta ci sarà anche il consulente, quindi non mancare. Forse dovresti andare agli allenamenti. Vediamo, ciccio, non lo so. Dipende se oggi arriva il pacco, perché se no a sto punto io torno indietro nel tempo e entro domenica. Però non mi andrebbe di barare così in questo modo. Che poi non è barare, è solo sfruttare i tempi in modo diverso. Eccolo qua il cane, infatti. Il cane non si fida ancora di te. Cosa vuoi fare? Gli parlo dolcemente di nuovo? Sembra che il cane ora si fidi di te un po' di più. Però è scappato, ovviamente. Dovrei provare a fissarlo negli occhi. Di nuovo il gatto. Salmone ambrato, tieni. Però non ho più niente, mi dispiace.
che tra l'altro non so cosa ci aumenti dargli il cibo al micio. Già che ci siamo, diamo il retino al bambino che l'aveva perso. Il danno me ne ha preso uno nuovo. Ora siamo compagni di caccia. Sa tutto sugli insetti. Se non arriva il pacco entro oggi, torniamo indietro nel tempo. Nonostante, sì, effettivamente abbiamo aumentato di rango quelli di forza, però forse dovrei lasciare così, perché sennò veramente ci metto troppo ad aumentare anche loro. E perché io so che mi concentrerei totalmente sui confident, diciamo, principali, e di conseguenza quelli secondari, tipo questi qua dello sport, non li calcolerei più. Quindi forse dovrei lasciare così com'è andata. Diamo un po' di spazio ancora ai nostri amici dello sport. Ehi, Star, oggi la palestra è aperta e pare che nessun'altra squadra se ne usufruirà. Vieni ad allenarti? Co si rafforzerà, perfetto. Andiamo. Grande, diamo il massimo. Certo, è vero che sono, come ho detto, secondari questi confident, però dobbiamo allenarli. Di conseguenza, vabbè. Oh, lei è la dirigente? Eh? Gli altri sono già andati via. Ecco perché questa squadra è... Vabbè, ehi, ho una notizia per voi. Avrete una nuova responsabile. Così non dovrete più fare a turno per occuparvi di tutto. Poi mi ringrazierete. Forza, presentati. Sono ricca. Ai Ebihara. Ottimo, lascio tutto nelle tue mani. Io vado a casa, perché sono uno sfaticato. Eccoli. Ve lo dico subito, ragazzi, non alzerò un dito per questa squadra. Non ho intenzione di fare da balia a un branco di ragazzini sudaticci. E allora perché? Ho fatto troppe assenze a scuola, ma chiuderanno un occhio se accetterò di fare da manager per questa squadra. Che tra l'altro, di aspetto, mi ricorda molto una delle ragazze di Inazuma Eleven. Non vi aspettate alcun impegno da parte mia. Anzi, vi anticipo che difficilmente mi vedrete qui in palestra. Beh, ci vediamo, o forse no. Ciao, è stata molto utile, grazie. Sì, era più o meno quello che mi aspettavo quando ho visto qui Ai. Alla faccia della manager. Comunque, muoio di fame, andiamo a mangiare qualcosa. Ma perché tanto, giustamente? Ah, tutta la squadra. Ah no, è l'altro, ok. Pensavo che quello là in fondo fosse un altro membro della squadra. Cavoli, sogno questo posto da quando vi ho dovuto dare buca la volta scorsa. Cioè, ieri. Com'è andata? Che cosa? Il sogno? Oh, intendi con la mia famiglia? Beh, è complicato. Couride. Dai su che ti ha raccontato tutto, vero Star? Ho una famiglia davvero interessante. Per noi i matrimoni combinati per convenienza politica sono la norma. D'altro giorno ho dovuto stringere le mani a un incontro per l'alta società. Mi ci vedi con un evento del genere? Certo, ti ci vedo come uomo d'affari. Dunque riconosci la mia raffinatezza, Star. Co ride in modo scherzoso. Comunque, se incontri qualcuno della mia famiglia, non digli che mangio qui o che parlo in questo modo. A casa non faccio altro che studiare, seguire lezioni e cerimonie del tè. Per loro sono l'ineccepibile Kousama. Kousama? Già, mi chiamano così. So che fa schifo, ma hey, mi sfamano, mi danno la paghetta. Devo fare la mia parte, insomma. Non lo so, bello. Che importa, presto potrebbe finire tutto comunque. Siamo una famiglia vecchio stampo, il nome dei Ichijo viene tramandato di generazione in generazione. L'ultimo maschio della famiglia, mio padre, non ha avuto figli a cui trasmette il nome. Beh, non potevano permettere che il nome dei Ichijo morisse, così mi hanno adottato. Ah, indovina cosa è successo dopo. Mio padre ha avuto una figlia, una bambina. Si potrebbe dire che per me è una specie di sorellina. Si chiama Sakiko, ha quasi 2 anni ed è un amore, sai? Kou cerca sembrare allegro. Tirati su, amico. Tirati su. Ehi, sono fin troppo allegro. E dai, basta guardarmi. Kou sorride. È meglio così. Se diventassi l'erede sarebbe una gran seccatura. È giusto che le successioni vada a chi ha un legame di sangue. Scusate, non volevo rovinare l'atmosfera. Forza, mangiamo. Sì. Dalla chiacchierata a cuore aperto con i giocatori capisci che Daisuke e Kou si fidano di te. E vai. Situazione strana la vostra. Sembra un po' Seto Kaiba, effettivamente. Molto alla lontana, però sembra una situazione alla Seto Kaiba. Dimenticate quello che vi ho detto. Ehi, vi ho mai raccontato di quando ho segnato il canestro della vita? Hai parlato degli allenamenti con Daisuke e Kou. Dopo averli salutati hai deciso di tornare a casa. Aia. Dopo scuola, sera. Il pacco? Oh, bentornato! Hanno portato una cosa per te, l'ho messa sul tavolo. La spada mistica, hai ottenuto la spada mistica e la pillola alle erbe. Inoltre hai ricevuto il regalo sticker premio 1. Oggi puoi lavorare come custode all'ospedale. E ok, ma l'altro premio? Vabbè, chi se ne importa.
La spada mitica 140. 80 di precisione. Allora, io la metterei per via del danno. Poi vediamo con la precisione. Se vediamo che manchiamo troppo, switchiamo. E visto che posso lavorare, beh, facciamolo. Almeno vediamo com'è. Quale lavoro part-time vuoi fare? Come se poi ne potessi scegliere chissà quale. Non ne ho neanche uno vero. Inserviente all'ospedale. Vuoi lavorare all'ospedale? Sì. Hai deciso di lavorare all'ospedale. Ho accettato il lavoro. Quando ti fai vedere, scusami? In un corridoio dell'ospedale municipale di Inaba. Pulisci alacramente i corridoi bui e silenziosi. Wow. Che? Credi di aver sentito qualcosa in fondo al corridoio. Decidi di far finta di nulla e continui il pulizie. La tua statistica di coraggio è aumentata. Ah, tutto qui? Ma c'è un dottore. Non c'era nessuno fino a 2 secondi fa, scusami. Questa non è la stessa infermiera che abbiamo visto quando eravamo qui con Yumi? Che vuoi? Il tuo turno è finito, torna a casa. Riesci a sentire stralci di conversazione tra il dottore e l'infermiera. Dopo il giro di controllo, la stanza è vuota. Ciao. Oh, stavi origliando? Che carino. Sei lo studente che... Ah, ma parla lei. Certo, grazie. Buona serata anche a lei, signorina. Ti faccio vedere una cosa carina. Hai guadagnato 5.000 yen. Perfetto, beh... Non ne è valsa totalmente la pena aspettare fino adesso, ma... La stagione delle piogge è estenuante. Scommetto che buona parte di voi non è nemmeno motivata a seguire le lezioni, eh? Ma devo dirvelo, continuate a impegnarvi e ne verrà fuori qualcosa di buono. Wow, ho detto qualcosa di stimolante. Cercate solo di non prendere le cose troppo seriamente. È stancante, intesi? Bene, facciamo una pausa. Ho un interessante quesito per voi. Vediamo, Starkun. Ovviamente. Quale dei seguenti nomi appartiene a un fiume esistente? Il PCPC River? Esatto, sembra che tu sia ufficialmente un ex ragazzo di città adesso. Non che abbia importanza. Comunque quel fiume è in Nicaragua e Pispis si pronuncia Pie Pie. È un omonimo dell'alga che cresce nelle sue acque. È pieno di luoghi di nomi bizzarri. Basti pensare al No Name Canyon in Colorado o la città di Uncertain in Texas. Ma quale che sia il loro nome, resteranno per sempre lì. Non è fantastica la geografia? Ops, forse ho speso un po' troppo tempo a parlarvene. Spero che ne resti per coprire gli argomenti dell'esame. Hai dato la risposta esatta. Conoscenza aumentata, ma non abbastanza, come al solito. Dopo scuola. Per oggi le lezioni sono finite, la nebbia arriverà. Lo so, hai ragione. E appunto, oggi, chiunque sia che è disponibile non ce ne importa. Mi dispiace Kou, mi dispiace Yumi, tanto i miei altri compagni non ci sono. Andiamo in città. Prima di entrare faccio solo un ultimo retry. Voglio quella maledettissima cazzo di statuetta di Jack Frost. Magari mi serve una statistica precisa per avere più fortuna nell'ottenerla. Probabilmente devi spendere forse solo un sacco di yen per riuscire ad ottenerla. Cubo di ghiaccio. Vai. A proposito del cubo di ghiaccio, mi sono ricordato, prima di entrare, ritorniamo dalla vecchia. Torniamo dalla vecchia e compriamo gli oggetti che fanno danno. È andata meglio di quanto pensassi. Ale, finalmente! Hai già vinto il super premio pubblicizzato del cartello, ti conviene tornare un altro giorno. Finalmente! Abbiamo ricevuto nuovi prodotti, compra quello che vuoi. Che cosa hai ricevuto, signora? Ah, questi qua verdi, il kit medico, 200 HP a tutti quanti, beh, non sarebbe male. Nell'eventualità che siamo in un momento in cui abbiamo qualcuno che non ha la cura. 50 di danni a tutti i nemici. Oh, questo sì che è utile. Sarò anche un pazzo, ma ne compro 10. Ecco qua, ho speso probabilmente più di quanto avevo dovuto. Però, grazie signora. È arrivato finalmente il momento di andare dentro la TV.